farvi vedere questi due archi che si trovano sulla mia destra. I due archi che sono chiamati notoriamente, solitamente come archi longobardi, perché insomma nel tipo di costruzione, per le similitudini rispetto alla costruzione di quell'epoca, potrebbero essere proprio archi longobardi, sono una parte, perché poi quest'arco dovete immaginare che aveva una copertura con una volta a botte, di quella che era la vecchia chiesa dei Santi 40, la chiesa che dava il nome a tutto e che dà ancora il nome a tutto il complesso. In realtà però è un po' più complessa, passatemi il termine di così, perché questo è un edificio di epoca romana su cui in epoca medievale è stata costruita una chiesa che oggi è andata distrutta. Quindi quello che abbiamo noi sono delle ipotesi di costruzione, quindi sono delle congetture di non solo datazione ma anche di funzione di tutto questo complesso, e quindi questo pomeriggio cercheremo insieme di capire un po' di più come questi ambienti sono appunto poi stati vissuti nel corso dei secoli. Quindi gli archi longobardi che segnano l'inizio della chiesa, e quindi la chiesa che doveva essere al di sopra degli archi stessi, e quindi una chiesa intitolata ai Santi 40. Inizialmente, quando è stato fatto il lavoro di pulizia, l'ingresso era da questa parte, quindi si faceva una discesa in realtà un po' pericolosa e si andava all'interno di quella che è la galleria, che insomma io vi spiegherò come galleria A. In realtà ad oggi però si è preferito spostare l'ingresso verso la parte pianeggiante per una questione insomma di sicurezza, da cui abbiamo comunque una visione assolutamente ottimale di tutto quanto il complesso stesso. Quindi cominciamo, scendiamo. Allora, signori, buonasera, io sono Felice Pressa e rappresento l'associazione di cui sono presidente, che ha recuperato il sito dei Santi 40. Dove ci troviamo adesso, e anche quelle altre due zone, quella dove siete scesa là e quella adiacente alla Madonna delle Grazie, fanno parte del complesso dei Santi 40. Un posto molto importante per Benevento, e dopo vi spiegherò il perché, ma completamente abbandonato da 30 anni. L'ultimo restauro, infatti una signora me l'ha fatto notare, cioè del cemento sotto le mura, e risale al 1985. Dopodiché dal 1985 ad oggi è stato completamente abbandonato. Vi sembrerà strano, ma dove state adesso in questa pianura? Noi per 3 mesi abbiamo lavorato completamente all'ombra, ed era il mese di giugno del 2015, uno dei mesi più caldi. In questa spianata che trovate adesso, noi praticamente abbiamo dovuto levare, per chi le conosce, le famose cace infestanti, che avevano anche il diametro di 1 metro. Per chi non le conoscesse, le cace sono alberi, non è una cosa naturalistica che vi faccio, ma per farvi capire, che hanno delle spine enormi, i cui segni le porto ancora sul braccio, perché mi sono penetrate 2 centimetri dentro la carne e dopo 2 anni stanno ancora là questi segni. Comunque, a prescindere da questo, oltre a essere cresciuta l'erba, questa zona era diventata un'immensa discarica. Per darvi qualche idea, noi abbiamo levato, penso, una 20 di tonnellate di rifiuti urbani e inurbani. Per quelli inurbani, solo per farvi capire, visto che mi è stata fatta una domanda, abbiamo levato quasi 10.000 siringhe, perché questa era una zona di tossicodipendenti, tra l'altro. Adesso i tossicodipendenti vengono di meno, ogni tanto li trovo, ma come vedete davanti a voi, il brutto ceffo che vi sta davanti, non sono un tipo con cui si può parlare. Quindi quando arrivo, prima faccio un'altra cosa e poi forse discutiamo, ma qua non devono venire più, anche perché noi già l'anno scorso abbiamo fatto un progetto con le scuole, e durante l'inverno e durante tutto l'anno scolastico, come ho fatto per voi, io e la vicepresidentessa Annarita e altri volontari, vengono qua sul sito a ricevere i bambini, i ragazzi di ogni ordine e grado. Quindi la preoccupazione nostra è la totale sicurezza. All'inizio noi avevamo creato un percorso dove siete scesi voi, in modo da far vedere sia la parte superiore e far vedere l'emporio e il criptoportico da sotto, praticamente da dentro. Il problema è, con le piogge che ci sono state, il pezzo di terreno su cui la sovrintendenza aveva messo il cemento è crollato, perché l'aveva poggiato semplicemente sulla terra, e quindi se n'è sceso tutto qua. Per rendere agevole quindi la visita sul sito e in totale sicurezza, abbiamo pensato di mettere la brecciolina per terra per drenare il terreno anche durante l'inverno e non far sporcare i piedi ai ragazzi, e l'abbiamo messo con 345 carriole a mano, quindi potete benissimo pensare al lavoro fatto.
Inoltre, vi stavo dicendo sempre riguardo all'immondizia, le 10-15 tonnellate di materiale che abbiamo trovato, noi abbiamo trovato di tutto, dalle ruote dei camion, qualcuno mi ha detto l'Eternit, sì c'era l'amianto, l'abbiamo fatto bonificare. Per chi non lo sapesse, abbiamo aperto pure questa strada dalla quale siete scesi, perché è comunale, e l'abbiamo aperta a nostra cura e spese, perché naturalmente il comune non sapeva neanche che esisteva la strada. Il cui cumulo però non ce l'è venuto a prendere, perché chi mi ha fatto il favore, chi ci ha fatto il favore l'ha accantonato là, e forse quest'anno si vengono a prendere tutta la roba che ci hanno levato, riaprendo la strada da sopra verso giù. Che altro? Niente, poi oltre al aver levato il verde, noi ogni domenica veniamo a curare il sito, per il semplice motivo che quando mi chiedono, state sempre a pulire il sito, come vedete questa è una zona molto fertile. Praticamente quando voi levate un filo d'erba, dopo 2 minuti è cresciuto un'altra volta, anche perché qua sotto probabilmente scorrono delle falde acquifere che rendono molto fertile il terreno, ed era un terreno agricolo, quindi immaginate che dall'85 che non si coltiva, qua se ci piantiamo qualcosa, come la signora che coltivava il terreno, avete voglia di piantare melanzane qua, crescerebbe di tutto. Riguardo poi al perché l'abbiamo fatto, allora noi è tutto volontariato, quindi noi nessuno ci finanzia niente e nessuno ci dà niente. E tra l'altro, come in ogni caso, perché noi stiamo recuperando anche il campanile di Santa Sofia, per chi non lo sapesse, sono l'autore dell'altro progetto insieme sempre ai miei collaboratori, noi recuperiamo gli spazi abbandonati di Benevento, o meglio non quelli abbandonati come in questo caso, ma come il campanile che nessuno se ne è mai fregato niente. Faccio solo un accenno, ho levato personalmente 150 buste condominiali di cacche di piccione e animali morti all'interno del campanile di Santa Sofia. Rischiando, perché è anche rischioso per la cacca di piccione, ma naturalmente non andando allo sbaraglio, ma con la tuta per l'amianto, la mascherina, non sto qua a elencarvi quello con cui sono entrato là dentro. Quindi, come nel caso del campanile, che presto se l'amministrazione comunale mi dà l'autorizzazione sarà visitabile anche a voi, e cercherò magari contattando lei anche di farvi salire sul campanile, noi, dopo ne parliamo. Noi recuperiamo questi spazi. Questo spazio è importantissimo. Prima che la collega Erminia, no, dico collega nel senso di guida, perché io sono un semplice manovale della cultura, lei è preparata, io no. Ha studiato? Sì, ha studiato soprattutto. Io a scuola cercavo di fare altre cose. Però io come manovale della cultura vi vorrei far semplicemente, prima che lei inizi con la storia del sito, quindi la storia proprio del sito, lei già l'ha vista, perché siamo venuti insieme a fare un sopralluogo e gli ho spiegato una delle teorie che abbiamo scoperto, quindi empiricamente, su questo sito. Allora, questo sito, come vedete, ha delle mura, è un criptoportico, quindi è un porticato molto stretto, largo 2,5 metri e alto, come vedete là, solo che la copertura è crollata in seguito ai bombardamenti del 43 e successivamente. Soprattutto ha una linea dritta, e fino a qua la vedete tutti quanti. Le uniche testimonianze di questo luogo, perché era completamente abbandonato, sono del Meo Martini. Il Meo Martini diceva che era lungo 350-500 metri. Noi abbiamo trovato le tracce empiriche che non è 350-500 metri, ma è bensì è molto più lungo. E parliamo di un'ipotesi che questa sia la prima porta di Benevento e sia lunga 2,5 km, parta da Cellarulo e arrivi fino a Piazza Roma. Abbiamo trovato delle tracce da quella parte verso Cellarulo, abbiamo trovato delle tracce dietro a Calligaro, perché qua c'è il muro di Calligaro, per chi non lo conoscesse era un'officina che adesso è chiuso, perché sono andato da quella parte, e sulla strada abbiamo trovato un locale dove ci stavano le mura che continuavano. Quindi l'ipotesi che sto cercando di... Come? No, Portassa sta là. Portassa, ricordatevi, le porte, le 8 porte di Benevento sono successive a quelle di epoca romana, non sono, quindi non ci confondiamo con le 8 porte beneventane con quello di epoca romana. I romani costruivano solamente in linea retta. Tra l'altro, sulla cartina geografica noi abbiamo visto che da quota zero, quindi dal fiume che sta alle mie spalle, dove c'era il porto fluviale e la zona industriale dell'epoca romana, l'unica parte che tende a salire fino ad arrivare a Piazza Roma, che è dove finiva la Benevento romana, è questa qua. Tra l'altro,
come vi illustrerà Erminia dopo, voi vedete una finestra che rimane nel ancora l'ultima finestra del criptoportico, quel buco là non l'abbiamo fatto noi, è una finestra alta 3 metri. Io mi sono chiesto, perché mi sono fermato più volte là sotto, una finestra alta 3 metri, a che cosa servisse? Il mio Martini aveva teorizzato che questo fosse un deposito di olio, di grano e di tutto quello che veniva trasportato per le truppe durante sfruttando il porto fluviale e il fiume. Solo che anche questo non ci tornava con i conti, per il semplice motivo che quello spazio, che non vi posso far visitare per sicurezza perché ve l'ho detto sta crollando, è largo 2,5 metri. Ammesso per ipotesi che noi ci mettessimo una botte di 1,5 metri, i soldati a dove passano? Ma non è che era un passaggio pedonale? No, noi abbiamo pensato, per andare da qualche parte. No, noi abbiamo pensato, e dopo che Ermina vi illustra la cosa, vi faccio vedere anche un'altra traccia che abbiamo trovato e che potrebbe farci capire com'era il criptoportico in epoca romana. Io nel frattempo ho avuto l'onore, il piacere di raccogliere tra le mani quattro di questi elementi, di queste pietre, che formavano il pavimento, la pavimentazione del criptoportico, in realtà probabilmente appunto di questa grande galleria che oggi, come potete vedere, è caduta, è lacunare, però la dovete immaginare proprio come una galleria con una copertura a botte e quindi un pavimento che purtroppo oggi è una buttata di cemento, come vi diceva appunto Felice poc'anzi, ma che doveva avere una costruzione appunto proprio come questa, che è un tipo di incastro che noi troviamo nell'epoca romana e quindi anche in questo caso vi dicevo uno sforzo appunto proprio di immaginazione. Allora, i resti dei Santi 40, purtroppo molto rovinati e molto lacunari, restano oggi a Benevento importanti, se non fosse che è l'unica struttura di epoca romana in piedi in contrada Cellaluro, nonostante appunto sono molto lacunari come vi dicevo. Siamo davanti ai resti di un criptoportico di epoca romana. E anche se questa è una zona che oggi sembra una zona al di fuori della città, perché insomma siamo quasi alla periferia della città, in epoca romana eravamo invece in una zona assolutamente centrale ed importante. Noi sappiamo che nel 268 a.C. i romani arrivano a Benevento, fondano la loro prima colonia in quella che era la colonia che definivano Maleventum, e che appunto si stabiliscono in questo luogo, nella che cresce tanto e che vede in questo luogo, in contrada Cellarulo, il suo quartiere artigianale. La presenza del fiume cosa faceva? Permetteva una facile reperibilità dell'argilla, con la quale si costruiscono, oggi non si prende più al fiume, arriva già bella e fatta, ma è sicuramente l'elemento ancora primario, si costruivano tutto quello che erano le ceramiche, terracotte e poi ceramiche. Nel quartiere appunto industriale della città di Benevento sappiamo che c'era questa costruzione di ceramiche, sostanzialmente vasellame, quindi tutto quello che serviva per la tavola. Sappiamo che da Benevento si esportava nel resto della Campania e che arrivavano anche delle influenze però a Benevento, e le opere che conserviamo al Museo del Sannio e al Museo di Montesarchio, che è un altro polo assolutamente interessante, dimostrano proprio come le influenze anche etrusche arrivino fino praticamente a questa ceramica appunto che si faceva in questi territori. Quindi un quartiere assolutamente centrale, un quartiere di cui oggi purtroppo, come dicevamo, abbiamo perso tante testimonianze, e questi resti detti dei Santi 40 restano sicuramente una delle testimonianze più interessanti. Sappiamo e possiamo affermare che si tratta di un criptoportico, come vi diceva anche Felice, di epoca romana. Criptoportico, signori, una galleria coperta, una galleria che era utilizzata in epoca romana, coperta con una volta a botte. In realtà l'arco, la volta e il ponte erano tipici della costruzione di epoca romana, anzi sembra che in realtà loro li prendano dagli etruschi, quindi qualcosa la prendano, la imparano e la riutilizzano. Questi tipi di corridoi venivano utilizzati sia nelle ville private, spesso per mettere in collegamento due parti della casa che erano su due livelli diversi. Infatti alcuni criptoportici erano sotterranei, altri invece erano, come in questo caso, aperti praticamente. Quindi era un corridoio, era comunque una via di passaggio assolutamente, però noi non abbiamo notizie certe
sulla datazione e su quella che era la funzione. Abbiamo quelle che sono le teorie che gli storici ci hanno raccontato nel corso dei secoli, ed è quello insomma di cui parleremo insieme questo pomeriggio. Se andiamo a guardare la storia un po' più antica di questo posto, di questo luogo, vediamo che già nel 1789 un disegno di Carlo Labruzzi, che poi definisce proprio come criptoportico dei Santi 40, rappresenta una galleria che probabilmente era quella e che per comodità oggi chiameremo Galleria A, perché in realtà si compone di tre vani, una galleria con 8 grandi finestre che erano, la vediamo ancora, un'apertura, che andavano verso il fiume, quindi verso il lato di Contrada Cellarulo, e addirittura l'Abruzzo mette delle persone che camminano, quindi all'interno della galleria, disegna le persone che camminano all'interno della galleria. Coperta. Quindi una strada coperta. Erano comuni, in realtà esistevano, per difendersi dalle intemperie, dalla pioggia d'inverno e dal sole d'estate. Infatti il mio Martini ipotizza che fosse proprio un collegamento inizialmente. In realtà già negli anni 70 dell'Ottocento, quindi qualche anno dopo, in una mappa redatta dall'ingegnere Giordano, il criptoportico dei Santi 40 è evidenziato come galleria, ma troviamo insieme al criptoportico due ambienti, una casa composta da due vani che si trovavano nella parte leggermente inferiore, collegato con la galleria da una scala, e quindi si comincia a usare questo passaggio come deposito. Per che cosa? Per gli attrezzi agricoli, perché qui era tutto coltivato, quindi c'era la casa del fattore che utilizzava lo spazio come deposito per gli attrezzi agricoli. Quando alla fine dell'Ottocento il mio Martini si interessa allo studio di questo complesso, evidenzia appunto che c'era una galleria, appunto, che lui definisce Galleria A, che era utilizzata per la conservazione, quindi come deposito, e poi identifica quelli che sono i tre ambienti che vediamo ancora oggi. La Galleria A, che era la galleria più grande, il mio Martini da queste misure, 2,60 m fino a 3,30 m di ampiezza, e sui 2,5 m ci siamo, l'abbiamo detto prima, un'altezza con una copertura di volta a botte fino a 4,90 m, la presenza appunto delle finestre, e una lunghezza di 60 m. Poi individua una galleria B, quindi una galleria leggermente arretrata, più piccola sia per ampiezza che per lunghezza, che era collegata con la galleria A. E poi identifica un terzo ambiente, l'ambiente C, che non era una galleria, ma era un ambiente rettangolare. Il mio Martini già parla di un ambiente completamente ricoperto da terra, dove però durante lo scavo vengono fuori i resti umani, dei resti umani, quindi delle ossa, il carnaio, in realtà probabilmente un luogo di sepoltura. Nell'ambiente C, e parte dell'ambiente C l'abbiamo visto scendendo quegli archi longobardi di cui parlavo, doveva esserci quindi già la chiesa dei Santi 40, perché erano molto comuni le sepolture all'interno delle chiese. Questa chiesa dei Santi 40, che arriva dopo l'epoca romana e che si poneva, come vi dicevo, nella parte superiore della struttura stessa. Quindi l'ambiente A, l'ambiente B e l'ambiente C, che ritroviamo comunque nuovamente adesso. E se così è, il ragionamento è questo, sull'ambiente C a cui si andava a costruire una chiesa in epoca medievale, di cui parleremo tra un po' in maniera più approfondita. Anche per quanto riguarda la datazione, gli storici sono completamente divisi. Mio Martini parla appunto di una datazione che richiama l'epoca di Traiano, Daniela Giampaola, che è un'archeologa molto brava, e anche i Rotili invece lo pensano a una datazione un po' più tarda. In realtà, per quanto riguarda la datazione, quello che si può fare, e che si fa sempre quando si fanno delle indagini archeologiche, è guardare la costruzione, il tipo di costruzione, quale muratura, opus viene utilizzato, e quindi si va a vedere in che periodo veniva fatta appunto quel tipo di costruzione. L'opus, la muratura utilizzata per i Santi 40, è un opus quasi reticolato, quindi non è un opus reticolato preciso come lo troviamo in altri siti di Benevento, ma è appunto un opus che in parte vede la sovrapposizione, quindi le pietre che vengono messe tutte vicino a formare una sorta di disegno, in altre parti invece vede l'alternanza con i laterizi. Le pietre, il materiale, tutto materiale nostro, quelli sono per la maggior parte ciottoli di fiume che troviamo reimpiegati anche dopo in epoca longobarda, perché avevamo tanti ciottoli di fiume, venivano spaccati e riutilizzati poi messi con la malta. E quindi se guardiamo a quella che è la muratura, quindi l'opus quasi incerto, possiamo affermare appunto che il complesso viene edificato tra la fine del secondo e la prima parte del primo secolo. In realtà
e Banista, che è stato uno degli archeologi che si è occupato anche del sito, identifica solo per questa galleria 5 fasi costruttive diverse e per tutto quanto il complesso dei Santi 40 10 fasi costruttive diverse. Quindi questo vuol dire che probabilmente ci sono state, ecco, delle trasformazioni, quindi delle fasi differenti che non ci fanno dare una datazione univoca. Per quanto riguarda l'utilizzo, quindi la funzione di questo sito, anche qui gli storici sono assolutamente divisi. Se guardiamo da principio, qualcuno ipotizzava che questi erano il Garruti, ipotizzava che questi erano i resti di grandiose terme. A Benevento noi avevamo le terme, diciamo che i romani si sapevano godere la vita perché costruivano terme anche lì dove non ce n'erano. E noi sappiamo, oggi siamo abbastanza convinti nell'identificare due sistemi termali a Benevento, uno nella zona di via Posillipo, Vico Bagni, il toponimo non sbaglia mai, e un altro invece sono le terme dette di San Cristiano, perché prendono il nome proprio da la chiesetta, l'ex chiesa di San Cristiano nel quartiere del Triggio. Quindi inizialmente si pensa potesse essere parte del complesso termale, oggi questa è un'ipotesi esclusa. Il mio Martini, che vi ricordo è stato uno degli studiosi assolutamente più importanti per la città di Benevento, ne abbiamo parlato nei nostri incontri passati. Il mio Martini comincia e finanzia lo scavo del Teatro Romano, e grazie a lui che si mette insieme il primo nucleo dell'attuale Museo del Sannio, fa lo scavo nella zona di Sant'Agostino, da cui emergono quei reperti magnifici che compongono parte della collezione del Tempio di Iside e parte dei reperti che sono nel Museo del Sannio, quindi è sicuramente una delle fonti più importanti. Il mio Martini alla fine dell'Ottocento all'inizio parla appunto di passaggio, di criptoportico, poi ipotizza, come vi anticipavo Felice, l'ipotesi che questo potesse essere un emporio. In realtà siamo vicino alle vie di collegamento, siamo vicinissimi al fiume e quindi sappiamo del fiume come via di collegamento, e in realtà lui perché pensa all'emporio? Perché guarda il toponimo di Cellarulo e dice, se guardiamo al nome che effettivamente più delle volte ci spiega il perché, quindi la storia del luogo, lui identifica in Cellarulo un richiamo alle celle, alle celli, e quindi a questi luoghi come appunto doveva essere il criptoportico, che servivano a conservare le derrate alimentari e non solo. E quindi per lungo tempo si è parlato di emporio, letteralmente di emporio. Ad oggi anche questa ipotesi, insomma, ci fa pensare e riflettere. Un'altra ipotesi secondo me interessante è quella di Rotilli con Daniela Giampaola, che parlano della possibilità di questo luogo come di un secondo foro della città romana. Se stiamo all'ipotesi che il foro della città romana è quella presente all'Arco del Sacramento, e lì l'ipotesi viene data ancora una volta dalle strade, la via attuale via Carlo Torre, prima dell'Unità d'Italia, era via dei Macelli Vecchi, e il Macellum era appunto un luogo presente nel foro, il mercato, e anche l'intitolazione a due chiese, Santo Stefano e San Jacopo al foro, distrutte, oggi non esistono più, ma nelle vicinanze dell'area del Sacramento, e quindi ipotizziamo, diciamo con certezza, che quello poteva essere il foro della città romana. Qui si ipotizza un secondo foro, un foro buario, che era proprio un luogo destinato al commercio e quindi agli scambi e ai commerci, quindi un luogo assolutamente ancora centrale ed importante, che addirittura poteva essere un secondo foro. Se così fosse, ancora di più andiamo a sottolineare l'importanza di Benevento in epoca romana, addirittura appunto la presenza ad un foro buario. Queste poi sono delle ipotesi che vengono fatte basandosi su quelle che sono anche le cose e le esistenze certe di città come Roma. Ovviamente Benevento è una colonia romana, quindi Benevento assume quelle che sono i modi di costruire, ma anche tutta una serie di caratteristiche che erano proprie dell'antica Roma, ad esempio le strade. A Benevento arriva anche l'urbanistica romana, che era formata con i decumani, le strade principali, e i cardines, le strade più piccoline, decumani ampi circa 7 metri, cardines ampi circa 4 metri, che si intersecano con i decumani e danno vita alle insule, quindi ai quartieri. E quindi Benevento potrebbe, in quanto colonia romana, aver assunto anche a queste caratteristiche, quindi anche a queste funzioni, assolutamente. E quindi
diverse ipotesi poi sostanzialmente. Per due motivi, gli archi che abbiamo visto scendendo, che sono archi che ritroviamo all'interno della chiesa di Sant'Ilaria a Portavria, che era una chiesa longobarda edificata tra VII e VIII secolo dopo Cristo. L'altra ipotesi è proprio l'intitolazione ai Santi 40, che era un culto presente in epoca longobarda. Tra i Santi 40 c'era Sant'Iliano, le cui reliquie vengono traslate per volere di Arechi da Gualtieri a Benevento. Infatti non si sa queste reliquie di Sant'Iliano dove in realtà poi siano state riposte. Si parlava anche addirittura della chiesa di Santa Sofia inizialmente. E quindi si pensa ad una chiesa edificata in epoca longobarda. In realtà, se guardiamo i documenti, il Chronicon di Santa Sofia del 1119 non riporta la presenza della chiesa dei Santi 40, quindi l'ipotesi è che sia successiva rispetto a questa datazione. Sappiamo che il culto era presente in realtà fino al 700, quando poi pian piano è andato a diminuire, è andato ad essere addirittura dimenticato. Chi erano i 40 martiri di Sebaste? Siamo in Armenia durante il periodo del governatore Agricola. Agricola vietava ovviamente il culto cristiano, ma voleva che ci fossero solo culti pagani. E a seguito dell'editto di Licino condanna tutti quanti coloro che professavano pubblicamente la loro fede cristiana alla tortura e quindi poi alla morte. 40 soldati che professavano apertamente la loro fede vengono catturati e vengono condannati alla lapidazione, quindi li si condanna ad essere uccisi con la lapidazione, quindi colpiti dalle pietre. La prima cosa che bisognava colpire erano i denti, quindi la rottura dei denti. La storia però dice che quando i soldati di Agricola si pongono per rompere i denti ai 40 martiri, una sorta di intercezione divina spinge i soldati non a colpire ma a colpire se stessi, e quindi Dio li salva per la loro fede, compie veramente un miracolo. Si cominciano quindi a colpire, Agricola allora decide che devono morire congelati e nottetempo li mette presso un laghetto ghiacciato, ce n'erano tanti, nudi, al fine insomma di farli morire congelati. La storia, le sacre scritture appunto, le storie dicono che vengono posti in questo laghetto, si fanno coraggio a vicenda pregando. Cosa fa però? Per rendere ancora più forte la tortura, pone lì vicino un piccolo laghetto con l'acqua tiepida, in modo che se qualcuno vuole rinunciare alla fede può correre nel laghetto d'acqua tiepida e salvarsi. Durante la notte i soldati pregano e si fanno forza a vicenda, uno di questi non resiste alla tortura, scappa nella piscinetta, nel laghetto d'acqua tiepida, però in realtà muore per lo sbalzo termico e quindi diventano 39 soldati. Di questi 39, durante la nottata vengono nuovamente salvati e quindi per intercezione divina scendono 40 angeli con in mano 40 corone per incoronare i soldati che resistono alle torture. Cosa succede? Che nel frattempo erano diventati 39, uno era morto. Il soldato messo lì a guardia del lago ghiacciato, nel vedere gli angeli che scendono dal cielo, capisce che erano le 40 corone, che lui era il 40esimo, quindi assiste al miracolo, si converte al cristianesimo, entra anche lui nel gruppo e ritornano appunto 40. Sopravvivono anche al lago ghiacciato, allora Agricola inferocito gli condanna ad essere uccisi con sprangate, quindi la rottura delle ossa con le spranghe, e poi bruciati in modo da avere la certezza appunto della morte. Non solo, dopo il rogo nasconde le reliquie, perché sapeva che i cristiani avevano questo culto per le reliquie. Questa è una cosa che noi vediamo soprattutto in epoca longobarda. Nasconde le reliquie, quindi inizialmente le reliquie di questi 40 santi non si trovano, fino a che in realtà dopo 3 giorni il vescovo di Sebaste, durante un sogno, riesce a sapere dove sono le reliquie, le prende, e quindi poi queste reliquie arrivano praticamente fino all'Italia e fino a noi. Uno di questi santi appunto era Sant'Iliano, come vi dicevo, le cui reliquie sappiamo con certezza che arrivano a Benevento, e da qui i 40 martiri di Sebaste per rimpicciolire i Santi 40. E quindi i Santi 40 perché c'era la chiesa dedicata ai Santi 40, che oggi non esiste più. Come vi dicevo, era un culto assolutamente presente, assolutamente vivo, fino a che poi dopo se ne sono perse le tracce. Sono rimasti alcuni appunto di questi santi, come Sant'Iliano, ancora presenti, ma pian piano si sono perse le tracce anche proprio del culto dei Santi 40.
Poi purtroppo cosa accade? Accade che anche la chiesa viene distrutta e il sito pian piano viene dimenticato. Noi sappiamo che già alla fine del Settecento la galleria A, quindi la parte di questa galleria più grande e visibile, era sostanzialmente un deposito per gli attrezzi agricoli, una rimessa per gli attrezzi agricoli. Qui nelle piante pontificie non c'è più una chiesa, quindi la pianta pontificia non è più non c'è più rappresentata la chiesa dei Santi 40, quindi la chiesa già era andata distrutta, e quindi qui era tutto terreno assolutamente fertile. Lo dicevamo prima, viene scelto questo terreno proprio per la sua fertilità, perché erano degli agricoltori i primi abitanti di questo territorio, e quindi viene lasciata in evidenza la presenza della casa a due vani, che serviva appunto a chi gestiva praticamente l'area. Poi pian piano nelle varie mappe questi siti vengono sempre rappresentati, anche il mio Martina alla fine dell'Ottocento ne parla, ma come corridoio, come criptoportico e con ambienti già completamente coperti. Il bombardamento del 43 fa il resto. Abbiamo visto che colpisce anche la Basilica della Madonna delle Grazie, e in realtà dà un po', diciamo, quella che è l'ultima, purtroppo l'ultimo tocco, e rende appunto praticamente quanto più rovinato possibile. Nel 1985 questo restauro, che doveva servire in realtà a riprendere, quantomeno a consolidare, come vedete si fa una vera e propria gettata di cemento nella parte bassa, anche dall'altro lato entrando è assolutamente visibile, e viene messo il cemento lì, sostituita la pavimentazione che vi ho fatto vedere io all'inizio, all'interno della galleria stessa. Quindi diciamo che più che un intervento di restauro vero e proprio, ahimè, segna l'ennesimo smacco, insomma, nei confronti di questo sito.